Io solo possedevo il segreto della mia attività e la luna era spettatrice delle mie fatiche notturne, mentre con costanza incrollabile e ansiosa penetravo nei misteri della natura. Chi può immaginare gli orrori del mio lavoro segreto quando mi calavo nelle umide profondità di una tomba o torturavo gli animali vivi per animare la creta inerte? Al ricordo, le ginocchia mi tremano e tutto mi ondeggia davanti agli occhi. Ma allora un impulso irresistibile, quasi frenetico, mi spingeva innanzi. Sembrava che anima e sensi mi fossero rimasti per quest'unico scopo. Ma fu solo un'esaltazione passeggera che valse unicamente ad acuire la mia sensibilità quando, scomparso lo stimolo innaturale, mi riuscì di tornare alle vecchie abitudini. Raccolsi ossa da cripte e profanai i segreti del corpo umano. Attrezzai il mio misterioso laboratorio in una camera solitaria, in una soffitta, separata dagli appartamenti mediante un corridoio e una rampa di scale. Gli occhi quasi mi schizzavano dalle orbite, mentre seguivo i particolari del mio lavoro. Sala anatomica e mattatoio mi fornivano buona parte di ciò che mi occorreva. Spesso la mia natura si ritraeva disgustata da quello di cui mi stavo occupando, mentre spinto da un'ansia sempre crescente, progredivo nel mio lavoro e lo avviavo alla conclusione. I mesi estivi passarono, mentre mi dedicavo corpo e anima a questo solo scopo. Fu una stagione splendida. Mai i campi diedero messe più abbondante, mai le viti fornirono più ricca vendemmia, ma i miei occhi erano insensibili alle grazie della natura e gli stessi sentimenti che mi facevano trascurare il mondo circostante mi spinsero a dimenticare gli amici lontani, che non vedevo da tanto tempo. Sapevo che il mio silenzio li inquietava e ricordavo perfettamente le parole di mio padre. So che fino a quando sarai contento di te stesso, ci penserai con affetto e noi avremo costantemente tue notizie. Devi perdonarmi se considero ogni interruzione nella tua corrispondenza come la prova che gli altri tuoi doveri sono del pari trascurati. Sapevo quindi quale poteva essere lo stato d'animo di mio padre, ma non potevo distogliere i miei pensieri dal lavoro, che ripugnante in se stesso si era impadronito irresistibilmente della mia immaginazione. Desideravo rimandare ogni manifestazione di affetto al giorno in cui avessi raggiunto l'obiettivo che teneva occupata ogni fibra del mio essere. Pensavo che mio padre sarebbe stato ingiusto se avesse attribuito a colpa o a negligenza la mia trascuratezza. Oggi invece sono convinto che aveva ragione a immaginare che io non fossi esente da colpa. Un essere umano perfetto deve sempre conservare equilibrio e serenità, senza permettere a passione o a desiderio transitori di turbare la sua quiete. Non credo che la ricerca del sapere rappresenti un'eccezione a questa regola, che lo studio cui vi dedicate tende a indebolire i vostri affetti e a distruggere la vostra inclinazione per le gioie più semplici e più pure. Quello studio è certo illecito, cioè non si adatta alla mente umana. Se questa legge fosse stata sempre osservata, se l'uomo non avesse mai permesso che una meta qualsiasi interferisse con la tranquillità dei suoi affetti domestici, la Grecia non sarebbe caduta in schiavitù, Cesare avrebbe risparmiato il suo paese, l'America sarebbe stata scoperta in maniera più graduale e gli imperi del Messico e del Perù non sarebbero stati distrutti. Ma dimentico che sto facendo della morale nel punto più interessante del mio racconto e la vostra espressione mi incita a continuare. Mio padre non mi rivolse mai alcun rimprovero, né rilevò il mio silenzio che informandosi più di prima delle mie occupazioni. Passarono così inverno, primavera ed estate, ma io non seguii il graduale fiorire delle piante, spettacolo che sempre mi aveva colmato di gioia, tanto profondamente.
Ero occupato nei miei studi. Le foglie quell'anno si dissecarono prima che il mio lavoro si avvicinasse alla meta, ma ogni giorno più mi vedevo vicino al successo. Eppure il mio entusiasmo era tenebrato dall'ansia, ed io, più che un artista che si dedichi alla sua occupazione favorita, sembravo uno schiavo, condannato a faticare nelle miniere o a qualche altro triste commercio. Ogni notte ero tormentato da una febbre leggera e inoltre mi ero fatto nervosissimo. Disturbi questi che tanto più temevo in quanto avevo fino allora goduto ottima salute e sempre avevo giurato sulla solidità dei miei nervi. Ma pensavo che moto e svaghi avrebbero presto fatto scomparire tali sintomi e mi ripromisi l'uno e gli altri quando la mia creazione fosse stata compiuta. Era una cupa notte di novembre quando vidi il coronamento delle mie fatiche. Con un'ansia che rassomigliava all'angoscia, raccolsi attorno a me gli strumenti atti a infondere la scintilla di vita nell'essere inanimato che giaceva ai miei piedi. Era quasi l'una del mattino. La pioggia batteva monotona contro le imposte e la candela avrebbe presto dato i suoi ultimi guizzi quando, alla luce che stava per spegnersi, vidi aprirsi i foschi occhi gialli della creatura. Respirò a fatica e un moto convulso le agitò le membra. Come descrivere le mie emozioni dinanzi a questa catastrofe? O come dare un'idea dell'infelice che con cura e pene infinite mi ero sforzato di creare? Le sue membra erano proporzionate. Io avevo scelto i suoi lineamenti in modo che risultassero belli, belli, grandi io. La sua pelle giallastra nascondeva a malapena il lavorio sottostante dei muscoli e delle arterie. I suoi capelli erano folti e di un nero lucido, i suoi denti di un bianco perlaceo. Tutti questi particolari non facevano che rendere più orribile il contrasto con i suoi occhi acquosi, i quali apparivano quasi dello stesso colore delle orbite di un pallore terreo in cui erano collocati, con la sua pelle grinzosa, con le sue labbra nere e dritte. I casi della vita non sono così mutevoli come i sentimenti della natura umana. Avevo lavorato duramente per quasi 2 anni al solo scopo di infondere la vita a un corpo inanimato. Per questo mi ero negato riposo e salute. Avevo desiderato il successo con un ardore che trascendeva ogni moderazione, ma ora che vi ero giunto, la bellezza del sogno svaniva e il mio cuore era pieno di un orrore e di un disgusto indicibili. Incapace di sopportare la vista dell'essere che avevo creato, mi precipitai fuori del laboratorio e passeggiai a lungo su e giù per la mia camera da letto, senza decidermi a prender sonno. Alla fine la stanchezza subentrò al tumulto che prima mi aveva scosso e mi gettai sul letto, vestito com'ero, sforzandomi di trovare qualche istante d'oblio. Invano. Dormii, sì, ma il mio sonno fu disturbato dagli incubi più spaventosi. Mi pareva di vedere Elisabetta, che nel fiore della salute passeggiava per le strade di Ingolstadt. L'abbracciavo con gioiosa sorpresa, ma le labbra che le sfioravano il primo bacio assumevano il pallore livido della morte. I suoi lineamenti mutavano, ed ecco che io stringevo fra le braccia il cadavere di mia madre. Un sudario ne ricopriva le forme, ed io potevo vedere i vermi che strisciavano sotto i lembi della stoffa. Inorridito, mi scossi dal sonno. Un sudore gelido mi copriva la fronte, i denti mi battevano, tremavo convulso in tutte le membra. Poi, al chiaro incerto giallo della luna che filtrava attraverso le imposte, scorsi lo sciagurato, il miserabile mostro che io avevo creato. Sollevò le cortine del letto ed i suoi occhi, se occhi possono chiamarsi, si fissarono su di me. Dischiuse le mascelle e mormorò qualche suono inarticolato, mentre una smorfia gli contraeva le guance. Forse parlò, ma io non lo sentii. Aveva una mano tesa in avanti, forse per trattenermi, ma fuggii e mi precipitai giù per le scale.
Mi rifugiai nel cortile della casa dove abitavo e lì rimasi per il resto della notte, camminando in su e in giù, agitatissimo, tendendo ansiosamente l'orecchio e sussultando di paura ad ogni rumore, quasi esso mi annunciasse l'avvicinarsi dell'essere demoniaco cui così follemente avevo dato vita. Oh, nessun mortale avrebbe potuto reggere all'orrore di quel volto. Una mummia ritornata a vita non avrebbe potuto essere più spaventosa. Lo avevo osservato quando era incompiuto. Era già brutto allora, ma quando muscoli e giunture erano stati resi capaci di moto, era diventato qualcosa che neppure Dante avrebbe potuto concepire.